Raffaele del Giudice questa mostra sui De Filippo. È un grande omaggio di Napoli. Napoli ha dato tanti omaggi a questi straordinari artisti, De Filippo, che è la storia della nostra città insieme a tanti altri artisti, ma loro hanno dato un segnale straordinario, e questa mostra è davvero una mostra del vissuto, bellissima, importante, che già sta attirando e sta avendo già nelle prenotazioni un successo straordinario, ma soprattutto sono veramente tre figure, tre anime, tre grosse rappresentazioni in una mostra che ne ha curato i minimi dettagli, ed è veramente un grande omaggio che fa Napoli, che fa la città di Napoli, che fanno i cittadini di Napoli ai De Filippo. Quante persone vi aspettate? Ma questi, insomma, un po' gli organizzatori puntano davvero a dei numeri molto alti, ma soprattutto quello che si sta vedendo è che è una mostra fatta con la passione, con il cuore, insomma c'è una compagine enorme di gente che ci ha lavorato, il comune che ha messo a disposizione l'equation e tutto ciò che andava, veramente ci aspettiamo dei numeri importanti. E questo, il Castel dell'Ovo, diciamo, di solito ospita mostre gratuite, insomma effettivamente forse non è sfruttato quanto si dovrebbe, è un modo anche per rilanciare questo che poi è uno dei simboli. Esatto, poi questo rappresenta anche un contenitore dove il giacimento culturale dei Filippo, perché tale è la portata delle persone a cui parliamo a livello mondiale, e in questo contenitore ne possono ulteriormente far emergere le potenzialità, perché da questa mostra ne può nascere davvero un brand di quello che sono poi i prodotti culturali e la qualità culturale del territorio di Napoli, e il castello è uno dei simboli. E per quanto riguarda invece l'ambiente di Napoli? Quello anche è dura, quello è un altro giacimento di difficoltà, però su questo lo stiamo affrontando un poco alla volta. Io sono parzialmente contento, c'è ovviamente la divisione troppo tra sistema regionale, provinciale e comunale, dovremmo accorciare qualche pezzo e soprattutto avere la possibilità che le nostre gare vadano bene per costruire gli impianti per il trattamento e la valorizzazione della raccolta differenziata. Mai nessuno si era cimentato in tanti anni, infatti la filiera è senza questi impianti, noi ci stiamo provando, speriamo che le ditte partecipino alle nostre gare, perché fino adesso andavano deserte. La garanzia che il comune è molto competitivo su questo aspetto va bene. Finalmente abbiamo 10 isole ecologiche che a Napoli non c'erano, finalmente abbiamo una divisione raccolta differenziata al 50% del territorio, l'altro 50% lo serviamo con le cosiddette attrezzature stradali, la multa a 500 euro per chi non rispetta le regole e un buon viatico. Un'ultima domanda, Napoli è una città bellissima, ma questi architetti che lasciano così poco spazio al verde, c'era speranza, insomma, sull'idea di rimettere dei pini, no? Per esempio a Posillipo, ma anche il centro storico, c'è qualche progetto proprio per... Ma io ci sto lavorando con difficoltà, io ho fatto un progetto molto bello che spero di presentare alla città presto, che è la città verticale, cioè il recupero della Green Line, metto attraverso il recupero delle scale, il trekking urbano, il rifacimento di tutte le scale con il Patto per Napoli, un finanziamento del governo, metto in comunicazione tutte le cosiddette emergenze verdi, cioè i parchi che spesso alcuni cittadini non sanno come raggiungere a piedi, per esempio, questa è una grande idea per la valorizzazione attraverso il trekking, e metto anche in primo piano un grande piano Marshall per il verde. Noi oggi la situazione in cui ci troviamo è che i comuni con i tagli e con i debiti, insomma, io sto aspettando ancora i famosi 700 alberi che ho chiesto, i 7000 alberi che ho chiesto al ministro Galletta per l'ambiente. Ricorderete tutti che ci fu quella grande battaglia contro lo smog. Bene, io chiesi 7000 alberi, li sto ancora aspettando. Ovviamente adesso col ministro Costa c'è un dialogo diverso, una sensibilità diversa, conosciamo il valore del ministro Costa, quindi punto a incontrarlo a breve proprio per sottoporgli la necessità di fare un grande piano regolatore del verde con l'aiuto delle associazioni, con l'aiuto dei comitati, architetti, paesaggisti, insomma iniziare a fare una grande cura del verde con l'aiuto ovviamente degli colleghi di giunta. Però qui c'è bisogno di decidere. O l'Italia compra l'Eurofighter, che è un aereo che costa 100 milioni, uno solo, oppure io faccio la proposta, ne vorrei quei 100 milioni, li vorrei in tanti piccoli aerei fatti di alberi, a me interessa più quello. Grazie mille.